Buongiorno a tutti, benvenuti a questa domenica Caffè Corretto Jazz. Nico, cominciamo con il botto. Wow, Trumpet Mafia. Sì, oggi è partito questo progetto stranissimo, nuovo, differente, che non ci dà molti punti d'appoggio. Sappiamo che si incontrano giornalmente all'una al Papio. Trombettisti. Il capo è Ashlyn Parker, che scambia informazioni, tecnica, esperienze con tutti i trombettisti che hanno voglia di mettersi in gioco, e poi andranno in giro a suonare chissà dove. Dunque, trombettisti di tutto il Ticino, venite a Jazz Ascona con Ashlyn Parker in giro a suonare per il paese. Altra cosa che comincia oggi è il progetto Jazz nel Borgo, giusto? Jazz nel Borgo, diverse band che abbiamo messo un po' qui, un po' lì, che stupiranno il nostro pubblico nelle viuzze di Ascona. Ma mi piacerebbe anche parlare dello Swiss Jazz Award questa sera, che daremo a una cantante, sì, veramente eccezionale, che è originaria dagli Stati Uniti, però abita da oltre 50 anni in Svizzera, ha 93 anni. Ma dimmi una cosa, è vero che fa ancora lezioni di ballo? Eh sì, decisamente sì. È una donna sprint e parliamo di Hotel a Dallas. Quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere, perché entusiasmerà la piazza. Ma poi lo sapevi che c'è anche un film su di lei questa sera? All'Hotel, vero? Esatto. Sì. Alle ore 18:30. 18:30, sì, fantastico. Quindi 18:30 tutti all'Hotel e poi tutti in piazza a seguire questa domenica Jazz Ascona. E come diciamo sempre, join us a Jazz Ascona.